di questo caso Magnaci, che idea si è fatto per fare? Ma guarda, io non ho mai avuto rapporti, quindi non so. Sono cose che dispiacciono, perché quando viene in qualche modo lesa l'immagine della lotta alla mafia, è una cosa che non può che far dispiacere. Mi auguro che ci sia la possibilità di un chiarimento. Certo, devo dire, non mi è piaciuta la posizione di chi in conferenza stampa annuncia che denuncerà i carabinieri. Credo che il rispetto debba esserci per l'intero sistema giustizia. Ingroia non l'ha visto, riferisco a domanda di Enrico Mentana, che gli diceva: lei adesso dall'altra parte, come vive questa condizione quando va in carcere a parlare con i detenuti, con i suoi assistiti? Ingroia diceva, insomma, faceva arrivare alcune cose. Tra i passaggi dice che quando un pubblico ministero, quando un magistrato appone la firma sul visto si esegua, dovrebbe pensarci di più. Lei che idea si fa? Lo ha detto Ingroia? Beh, comincio a condividere le cose che dice Ingroia. Se lo ha detto, stavolta lo condivido. Se lei votasse a Roma, per chi voterebbe in questo momento? Per Marchini. A Milano? Voterei per Marchini, perché credo che intorno a Marchini si stia realizzando un assemblaggio o un assemblamento delle posizioni moderate, che per quel che mi riguarda è l'idea che dovrebbe ulteriormente maturare perché nel nostro paese possa esserci un centro che diventi protagonista nella prossima politica. E in Sicilia ormai il countdown è partito, c'è aria di lista, seppur da lontano dal Burundi si fa questa lista? No, io non solo non faccio liste, ma non partecipo alla competizione elettorale, nel senso che non partecipo alla politica. Certo, l'idea che possa in Sicilia tornare a esserci un'area popolare, centrista, per esempio come quello che sta succedendo a Roma attorno a Marchini, che in Sicilia credo avrebbe tutt'altra possibilità, nel senso che questa possibilità in Sicilia diventerebbe una cosa non solo concreta ma forte, in condizione di esprimere una candidatura a presidente che possa vincere. Io mi auguro che gli attori che hanno messo insieme questa candidatura e che hanno aderito a questa candidatura di Marchini possano trovare anche in Sicilia quello che li unisce e che trovi una candidatura che possa dare al 51% dei siciliani, che l'altra volta non è andata a votare, una possibilità di essere rappresentati. Che cos'è il Partito della Nazione, Cuffaro? Il Partito della Nazione è una cosa di cui tutti parlano da una trentina d'anni, ma nessuno l'ha mai fatto. È una specie di araba fenicia. La DC in fondo un po' lo era, quel partito. Un po'. La DC è stato il partito della nazione perché rappresentava non solo larga parte del paese, ma rappresentava diverse posizioni culturali all'interno di una condivisione di valori forti. Questo pseudo partito della nazione di cui si parla, ho l'impressione che non riesca ad avere né culture condivise, né idee condivise, né valori condivisi.